Qua. Bentornati. Vi voglio parlare di un libro che riguarda le mamme. Questo è un regalo che mi ha fatto una mia amica e è molto carino. Ok, questo libro l'ha scritto Giada Sundas, Le mamme ribelli non hanno paura, si chiama. Ha circa 200 pagine, vediamo se mi ricordo bene. Sì, esatto, 200 pagine giuste giuste. Il prezzo, onestamente, non lo so perché giustamente essendo un regalo è stato oscurato, ma io credo che si aggiri intorno ai 10-15 euro. Allora, sì, parlo subito a dire che comunque gli ho conferito 3 stelle e mezzo su Anobi su 5. E mi è piaciuto perché mi sono sentita tanto rappresentata in questo libro. Giada parla di come ha scoperto di essere incinta, della gravidanza, del suo parto e infine di quando è nata sua figlia mia. La bellezza di questo libro è che parla di sentimenti veri, di sentimenti che una persona, che ha passato la gravidanza, il parto, ma soprattutto i primi mesi di vita di un bambino, non può fare a meno che riconoscersi all'interno di questi atteggiamenti. Lo sconforto, soprattutto che ti prende in alcuni momenti, è proprio tipico delle donne che hanno un bambino di pochi mesi. Non sto a dirvi molto in più nel libro, ma cioè perché è molto simpatico, poi pieno di battute, comunque anche molto allegre, quindi vi troverete a sorridere e allo stesso tempo un pochino a riflettere su quanto il tempo poi passi velocemente e su quanto sia sfuggevole in realtà il tempo, no? Perché tante volte noi pensiamo di dover fare altre cose, non dedichiamo abbastanza attenzione ai nostri figli e i nostri figli in un secondo sono cresciuti. Questo concetto l'avevo già espresso in un video dell'inizio, quando ero appena rimasta a casa dal lavoro, appunto perché vi ricordo che comunque ho lavorato tantissime ore nell'ultimo periodo e adesso sono a casa in disoccupazione per un pochino e cerco un po' di recuperare il terreno perso con Gaia. Io credo che una mamma, se ne ha voglia, comunque debba dedicare un pochino più di attenzione, soprattutto nei primi anni di vita, perché non ci vengono più ridati. E poi sta sempre al carattere, ci sono mamme che sono molto serene di fare un lavoro full time, io non mi sentirei serena, quindi no, per me non era la scelta giusta quella di questi lavori. Comunque, tornando a bomba, cioè tornando al libro, ve lo consiglio se siete mamme, se intanto vi sentite depresse, questo è un ottimo anestetico e magari tante volte vi fermerete di più a pensare al fatto che non siete così strane, anche se combinate qualcosa o non vi sentirete più così in colpa, magari perché lasciate 5 minuti il vostro figlio davanti alla televisione perché dovete andare in bagno o se le concedete quella caramella che magari non dovreste darle. Quindi è molto carino. Io quello che mi sento di dire come mamma è che forse dobbiamo sopravvivere, quindi dobbiamo smettere di sentirci in colpa per alcuni atteggiamenti che abbiamo nei confronti dei nostri figli. È vero che non bisogna crescere dei bambini super viziati, ma questo lo sappiamo e penso che ogni genitore tenti di non farlo. Però, soprattutto nella fase dei 2 anni, bisogna anche sopravvivere, quello che dico io sempre. Quindi, anche se le facciamo vedere un cartone durante il giorno, non è la fine del mondo, nel senso che li stimoliamo magari in altri modi, però comunque ci vuole anche un attimo di decompressione, perché chi è a casa con un bambino sa che non è così facile. Ecco, spero di non aver lanciato delle frasi fatte, ma in realtà è proprio così. Ci troviamo a scontrarci anche con i nostri sensi di colpa di genitore, cosa che credo che non dovremmo avere, soprattutto perché i nostri figli sono la nostra ragione di vita, quindi ogni tanto è giusto che anche noi facciamo le cose per come ce le sentiamo e non perché vogliamo diventare dei genitori perfetti, né tantomeno avere dei figli perfetti. Ecco. Questo è l'ultimo libro, io vi saluto e vi aspetto qui sul mio canale. Sto finendo l'horror, non vi preoccupate, mi sono presa una pausa leggendo questo. Vi saluto.
e vi aspetto qui. Ciao!